una manifestazione che ovviamente riguarda Anghiari, un borgo bellissimo, ovviamente tra i più belli d'Europa e del mondo, ma anche la Val Tiberina, quindi mette al centro il nostro territorio, le qualità del nostro territorio con l'attrazione, anche la bellezza, la cultura, la parte architettonica, il paesaggio e anche e soprattutto le nostre produzioni artigianali. Le eccellenze del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari. Torna così con un format collaudato ma caratterizzato da tante novità la 48esima mostra mercato dell'artigianato della Val Tiberina Toscana, in programma dal 22 aprile al 1 maggio. Quest'anno poi abbiamo due punti importanti, quello del 25 aprile e quello del 1 di maggio. Abbiamo già delle proiezioni dove vedranno tantissimi visitatori ad Anghiari e poi naturalmente questa mostra che la sua, diciamo, suo profilo è quello di utilizzare il borgo del centro storico di Anghiari come un centro commerciale naturale. In quei giorni ci saranno anche delle iniziative collaterali. E di contorno abbiamo tantissimi eventi musicali, di cultura, di danza, di prosa, di tutto e di più per creare un'attrattiva ancora più forte per i visitatori e per rendere Anghiari ancora più viva in quei 10 giorni di mostra. Tante le collaterali, a partire dalla collaborazione con il comune di Gradara e il pieno coinvolgimento del liceo artistico Giovagnoli. E insieme abbiamo costituito una task force, una squadra che coinvolge studenti, professori, università e artigiani per riportare in auge e dare visibilità che merita a un artigianato storico, artistico che qua è rimasto davvero intatto e con tutta la sua potenza e dare a loro una vetrina per quanto possibile. Quindi cercare da un lato di fare una banca del tempo e della memoria per non perdere questa tradizione, questa conoscenza, dall'altro dare un'opportunità e una vetrina anche per le nuove generazioni, per creare loro, fare luccicare un po' questa conoscenza e rendere di nuovo appetibili e per intraprendere questi percorsi di perfezionamento e creare quindi anche nuovi posti di occupazione nel settore creativo-culturale.